Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video. È un video, come avete capito dal titolo, dei regali che ho ricevuto a Natale. Dei regali che ho ricevuto a Natale. E però prima di farvi vedere quello che ho ricevuto, volevo farvi vedere le unghie nuove che mi sono fatta. Sono queste qua. Ho usato il nero Poison Black di Passione Unghie. Anche qui l'ho messo, passione unghie, il nero, il gel color, passione unghie, sopra ho messo quest'altro colore che si chiama Chiaro di Luna, sempre sul nero, dopo c'ha questi micro brillantini argentati. Qui l'ho fatta opaca con i tre brillantini, questo in mezzo quello boreale, ed è qua invece l'ho fatta col Chiaro di Luna con questo gel color qua. Qui, scusate per quest'unghia qua, vedete che praticamente ieri per aprire... Dopo vi faccio vedere un pezzo di regalo, insomma. Mi si è spaccata l'unghia. Questa parte qui, la punta, l'ho riattaccata con la colla, che non ci vuole, adesso me la rifà. Sono un po' casino io con l'unghia quando mi metto a fare queste cose qua, comunque non ci ho fatto caso. E queste sono le mie unghiette, che poi già alcune di voi le hanno viste su Instagram, su Facebook. Mi piacciono veramente tanto come sono venute. Sono proprio innamorata di queste unghie. Avevo voglia proprio di questo nero, non so perché. Quindi addio rosso natalizio. Stufa, sempre sto rosso a Natale. E quindi ho fatto qualcosa di diverso. Meno queste si addicono anche per Capodanno, insomma. Allora, cominciamo subito. Io vi faccio vedere solo il regalo che mi ha fatto Roberto. Mio padre e mia madre comunque mi hanno regalato i soldi, papà e mamma come regalo di Natale mi hanno regalato i soldi, Roberto mi ha fatto questi regali qua che adesso ve lo faccio vedere, e invece il fratello di Roberto ha fatto una cosa sia per me che per Roberto insieme, che ci ha fatto questo orologio molto bello, che poi lo metteremo in camera lì di Roberto, anche ovviamente se adesso non conviviamo, io sto a casa mia, sto a casa sua, però insomma io in camera mia già un orologio ce l'ho, Roberto in camera sua ha un bello orologio grande, non ce l'aveva a parte tra sveglie eccetera eccetera, però comunque vi volevo dire che il fratello di Roberto ci ha fatto questo orologio molto bello, da mettere lì in camera, insomma, bello grande per tutti e due, insomma, ecco. Dopo, quando sarà che dovessimo andare a convivere, quando sarà, ovviamente lo prenderemo e lo rimetteremo dopo in camera o in cucina, dopo vedremo dove, insomma, questo molto molto più là. Allora, io sono stata molto felice, non me l'aspettavo proprio da lui, perché lui che mi fa roba di trucchi, ste robe qui, proprio non me l'aspettavo, ma sono tante cosine, cioè più che altro dei rossetti, che lui sa che i miei trucchi preferiti sono i rossetti, infatti mi ha preso proprio una bella manciata, e in più mi ha fatto cose per le unghie. Ah, le cose per le unghie me ne ha fatte due, per quanto riguarda i trucchi sono tre cose, ma abbondanti, insomma, adesso ve le faccio vedere. E grazie amore mio, ti amo tantissimo, dato che lui vede video mia, ti ringrazio per questi bellissimi regali che mi hai fatto, non me l'aspettavo proprio. Allora, come prima cosa vi faccio vedere questa qui, che c'ha il fiocchettino molto carino della Sien, ovviamente questi qui l'ha presi al Lidl, io lo so ormai perché queste le avevo prese pure io tempo fa, però è molto carine, molto natalizie. Ah, mi ha preso questa stellina qua dove ci sono ovviamente a tema, l'ha presi apposta, due smalti, aiuto, due smalti, uno ovviamente rosso, eccolo qua. Ah, scusate se io non mi vedete quasi mai in viso, diciamo, a meno che non faccio i tag, però a me mi piace un bel po' farvi vedere le cose, o un video haul, o video, ecco, come questi qui dei regali, in questo modo qua, questa visione qui, perché almeno vedete meglio, e quindi mi piace di più farvi vedere le cose così. Allora, questo qui, dentro la stellina c'era questo oro bellissimo. Io adesso, perché ho le unghie tutte mie, vedete, non si vede nemmeno perché ce l'ho tanto cortissime, perché col fatto del lavoro me l'ha massacrate, per questo adesso ho le ricostruzioni. Quando sarà che mi cresceranno le unghie, comunque poi io utilizzerò i colori, gli smalti, proverò anche questi qui. Questo è molto bello, questo oro metallizzato, bellissimo. Quindi dentro la stellina c'erano questi due smaltini, e questo insomma è uno. Poi comunque... quando adesso farò anche altre ricostruzioni su di me, cercherò di farmele solo quelle trasparenti, almeno così posso farvi anche video di nail art su unghie naturali, diciamo, che io facevo quei video lì, però li farò sulle tip, insomma, sulla ricostruzione, alla fine è uguale, insomma, dai. Almeno anche cambio, che dopo un po' mi stufano. Questo non so quanto mi stuferanno, perché mi piace veramente tanto. Comunque, ok, chiuso qua il discorso di unghie, andiamo avanti. Me ne ha fatta un'altra, questa qui è quella gigante, perché mi faceva chiuderla la pala gigante, sempre col fiocchetto, che poi qui dentro, volendo, potete scrivere per chi, vedete c'è per, e qui dentro invece, che questa è più grande, c'è il levo smalto,
professionale di immersione. Ovviamente dentro qua c'è sta la spugnetta, mettete dito dentro, smuovete così, ve leva lo smalto. Molto bella, nera brillantinata, nero sapete il mio colore preferito. Poi ci sono questi due smalti, questo qui mi serviva infatti che mi stava finendo quello trasparente, questi tutti ovviamente della Cien, questo qui trasparente, e in più c'è questo bellissimo grigio brillantinato e metallizzato pare anche, smalto color effetto gel, che questi da quelli effetto gel, insomma il pennellino fatto in questo modo, questi poi buonissimi per applicarli, questo pennellino qua. È venuta una svampata di smalto, scusate. Oh, questo qui erano le cose, i due regalini che mi ha fatto lui, due pensierini per quanto riguardava cosa per le unghie. Adesso passiamo ai trucchi. Allora, come prima cosa vi volevo far vedere questa chicca, che sono dei pennelli stupendi a sirena. E io non lo so, nemmeno se li userò, perché per quanto sono carini, bellini, mi dispiacerebbe anche rovinarli, quindi penso che li utilizzerò come, come coso di bellezza, tipo, diciamo, per bellezza, e, perché sono veramente stupendi. Eccoli qua, cioè guardate che bellezza, cioè io ci sono rimasta a bocca aperta. E su Wish io ho preso altri tipi di pennelli così, diversi, meno male che lui me l'ha presi diversi. Allora, adesso ve li faccio vedere uno a uno. Cioè, guardate, ma no. C'è qui, cioè, guardate che roba, cioè, bellissimo proprio. Questo qua è bianco e c'ha qua le sfumature celesti, tipo come il pennello, diciamo, a parte qui, vabbè, è rosa. E sono anche morbidissimi. Proprio morbidissimi, morbidissimi. E mamma mia, morbidissimi veramente, guardate, bellissimi proprio. Questi, ecco, li volevo tenere come bellezza, tipo come collezione, pennelli da collezione, perché è veramente un peccato, guardate se bello su celeste sfumato di bianco, è un peccato veramente ad utilizzarli. Poi abbiamo quest'altro, questo più piccolino per l'ombretto. Quindi questo qui è per l'ombretto, questo qui si può utilizzare per il fard o per la terra, questa roba qua. Quest'altro, vabbè, non ve li sto a aprire, tanto comunque avete visto, è la sirena. Quest'altro tipo anche per il blush o per il fondotinta. Questo per l'ombretto, sempre per fare tipo le sfumature. Questo qui bello cicciotto, bellissimo. Questo anche per un fondotinta, per il blush, almeno. Madonna, quanto belli questi pennelli, sono innamorata. Ieri li sono stati sempre a guardare quando abbiamo scartato i regali. Questo sinceramente non so, volendo per punto luce interno dell'occhio, diciamo, può essere. E adesso li tengo, metto qui dentro, che non li voglio rovinare, non so nemmeno dove metterli, perché io, lo sapete, è una casa piccolina, non so nemmeno, c'ho manco tanto spazio. Infine questo, simile a quell'altro, sono un po' più grande per la terra, sta roba qua. Cioè, ragazzi, sono veramente stupendi. Io sono innamorata di questi pennelli, ho saltato dalla gioia appena ho visto tutta sta roba che mi ha fatto, non me l'aspettavo proprio da lui. Poi passiamo a un'altra chicca, l'altra chicca, questa palettina bellissima, che è veramente bella. Si presenta così. Adesso ve l'apro. Ovviamente era tutta il celofanata, anche questa e tutto. Adesso vedete il mio telefono, il mio soffitto della cucina. E insomma, vedete così. Anche qua è fatta in questo modo, cioè è proprio bellissima. E questa è stupenda. Ho provato i colori, nel senso ho provato a sbucciarli. Sono una roba incredibile. Mamma mia, guardate che bellezza delle palette. Qui c'è lo specchio, vedete anche a me, con i pennellini in dotazione. E questa è la palette. Voilà. Se ve la faccio vedere da vicino, guardate, vedete come brillano. Cioè, su alcuni sono matte, adesso ve la faccio vedere da vicino così. Alcuni sono matte, altri sono... Eccomi qua, scusatemi.
altri sono matte, vi stavo dicendo, altri sono shimmer, insomma, glitterati, metallizzati. Faccio vedere meglio, cioè, è bellissima. Allora, qua ci sono tutti ombretti, come vedete. Sotto pure, qua ci sarà questo qui, pare tipo, in telecamera non rende tanto, ve fa bianco, ma invece ha un beigeolino. Un beigeolino, questo è sicuro, anche come cipria. Questo blush, voi lo vedete più chiaro, invece un po' più acceso, più rosa, diciamo, che lilla, che in camera fa un rosa tenue, lilla, diciamo. Questo qui è un po' più scuro dalla videocamera, è un brillantinato, vedete? È un brillantinato. Questo non so perché lì ve lo fa tipo bianco o verdolino, non lo so, ma è tipo come questo, però questo è più scuro di questo qua, è un beigeolino anche questo. Questo è un bel rosa acceso, uguale dal video e dal vero uguale. Questo pure è un rosa un po' più chiaro invece, sarà tipo tra i blush e cipri e fondotinta, più o meno fondotinta, non lo so. Insomma, questa palette è veramente una chicca e mi piace veramente tanto, cioè guardate che roba stupenda proprio. Questo rosa poi, adesso vi faccio qualche swatch, casomai non ve ne rendete conto. Allora, proviamo questo rosa. Guardate, è un peccato che comunque non lo vedete proprio in realtà com'è perché... Cioè, qui sì, ma la mano fa ancora più acceso di quello che vedete. Poi, vi faccio vedere, questo qui che l'ho provato ieri è una bomba ed è scriventissimo. Guardate come brilla. Cioè, sono scriventissimi proprio. Poi, uno matte, non so, usiamo, non so, questo blu qua che mi attira. Cioè, anche matte sono molto scriventi. Guardate. Cioè, adesso non li coso tutti perché non la voglio rovinare. Ma comunque avete visto più o meno, sono molto belli. Questo qui mi piace molto. Questo abbinamento che si può fare tra questi due colori pare tipo corallo. Metti questo rosso e poi questo qui tipo sopra, in mezzo dell'occhio. Che è uguale, solo che questo è corallo. Questo vabbè, leggermente è un po' più chiaro, sì, di questo. E... Nella, cioè l'abbinamento è molto bello, questo qui matte e questo qui brillantinato, cioè è bellissima, proprio innamoratissima di questa palette e sono stata contenta perché sono anche molto scrivente. Insomma, il mio ragazzo, si può dire che Roberto ci ha azzeccato in pieno. Ok, questa è la pallettina. Adesso passiamo a un'altra chicca che qui apposta di questo video non so quanto durerà. Perché mi ha fatto tutti questi rossetti matte, io l'ho provato ieri uno, adesso ve li faccio vedere, eccoli qua, guardate quanti me ne ha presi, cioè sono strafelice. Tutti i rossetti matte, sono tutti i rossetti matte e l'ho provato uno ieri, oh non va via, e in più quando baci veramente non ti sporchi del rossetto e poi cioè, il tempo che te lo metti è già asciutto, si asciugano... Proprio da una velocità incredibile, appena messo da una passata è già asciutti, a parte adesso vi faccio lo swatch di questi e sono una bomba e poi durano anche tanto, credo, penso. Comunque ieri l'ho messo, dovrebbero durare, comunque mi è parso che durava. Aspetta, questo c'è un'etichetta, è più un altro per legge. Questi sono della Nice Face, qui c'è anche l'umorino, ecco, io mi sono spezzata l'unghia, prendo questi che stavano chiusi per far così, pam, è partita, provate. Infatti qui c'è anche il nome. Questo si chiama Faded, è un beigeolì maroncino, maroncino che è lo 08 e il packaging è molto carino. Se io la faccio ad aprirli adesso perché si presenta così. Guardate quanto è bello. Perché è proprio oh, metti oh, è proprio opaco il rossetto, diciamo, il barattolino, il packaging, insomma. Molto molto bello, cioè sono stata proprio trafelice a questi colori, veramente penso che durano tantissimo perché ho visto ieri più o meno l'ho messo, mi è durato tanto, parte dopo ovviamente quando ci mangi eccetera, ma dati baci o qualcosa, almeno con questi ci posso baciare anche Roberto che ogni volta che c'è il rossetto mi tocca che mi bacia l'unta la guancia che lui dopo non sopporta il rossetto e poi anche io per non sfasciarmi il rossetto ovviamente dando i baci e vi ripeto appena lo mettete già si asciuga. Allora, il pennellino si presenta così, questo è il prodotto, insomma, non so se si vede. E vi faccio i swatch, ovviamente ve li farò qua. Cioè,
faccio bene almeno a questo. Eccolo qua. Guardate, già si sta asciugando. Cioè, bellissimo questo, mi piace tanto. Non è proprio marroncino. Dal tappo lì vedete qua, però è proprio marroncino. Invece su un rosa antico. Quindi questo è uno. Che tanto io dopo la scatolina la butto, che non ci faccio niente. Quindi questo è uno. Poi abbiamo quest'altro, che è il 07, che si chiama Cupid. Lo vedo da qua meglio il colore, perché è un altro rosato, diciamo, ma che sono uguali? No, non sono uguali. Nella videocamera pare uguali, ma questo è più scuro e questo è un po' più chiaro. Quindi faccio, guardate, è già asciutto questo. Facciamo lo swatch di quest'altro. Infatti questo è più chiaro di quello sopra. Oh, sono andata. Eccolo qua. Eccolo. Mamma mia, ragazze, quanto sono contenta, non ve lo potete immaginare. Tutti questi rossetti matte, non ci credo. Cioè, bellissimo. Poi abbiamo quest'altro che si chiama Silk Indulgent 01. Sono più o meno quasi tutti su questi colori qua. Sui nude, queste cose qui, questo qua. Lo apriamo. Vediamo com'è. Io non l'ho provato, ragazzi, cioè nel senso qui, è svuociati, non l'ho svuociati. Questo qui è più, sì, su marroncino, su un color sabbia pare. Anche questo molto bello, stupendo. Madonna, ragazzi, è bellissimo proprio. Poi abbiamo questo qui, che è un Ruby 24, è un rosso mattone pare. Eccolo qua. Oh. Ma anche package carini, poi sono leggeri come rossetti, sono portabili, insomma, dai. Questo è così, Davide, per levarmeli dopo, mi devo scartare tra un braccio. Vedi, già asciutti, cioè. Ok. Bello anche questo, è tipo un mattone più o meno, pare. Bellissimi. Poi abbiamo lo 04, questo è Pink Lust. Io pronuncio come in teoria si dovrebbe pronunciare, ma non lo so. Questo è bello, proprio un più marrone, un po' più scuro pare. Un grigetto, boh. Un marrone grigio. Aspettate, eccolo qua. Cioè, quanto sono stupendi, ragazzi. Sono innamorata proprio. E stanno, posso dire che ho ricevuto proprio dei bellissimi regali, non me l'aspettavo. Questo è il 15, numero 15, si chiama Embellishment, fare un rosato, sì. Aspetta che mi tiro sulla maglia, che sennò sporco pure la maglia. Questo è, dal video lo vedete più chiaro ma è più scuro, pare un boh, non ve lo so dire, un rosa, un porpora, un viola. Boh, adesso vediamo un po'. Ma manco, non pare salvia questo. No, salvia, oddio, figure di merda che sto fa. Malva, come che è malvia, come si chiama? Vabbè, non mi ricordo. Insomma, quel colore lì, mi sa. Bellissimo. Poi abbiamo quest'altro che è lo 09, si chiama French Nail. Questo pure è un rosato, pare. Comunque voi li vedete sempre tutti più chiari, ma sono più scuri. Ed è bellissimo questo. Eccolo qua. Stupendo. Anche questo è molto bello. Poi abbiamo... Ah, questo è bello, l'ho visto ieri. Il numero 26 è il Moonstone grigio. Bellissimo. Cioè, non l'ho adoperato, l'ho visto nel senso così. Figata, grigio. Cioè, bellissimo. Non so se riprende. Bellissimo. Eccomi qua, scusatemi. E vediamo un po' come si comporta.
Mamma mia, wow! Questo mi sa che in telelabbra è una cosa stupenda. A me mi piacciono questi colori strani, anche blu. Bellissimi. Bello, bello. Grigio spettacolare. Bellissimo. Aspetta che queste con le vuote. Poi abbiamo il numero 10 che è il Mondays. Mondays. Quest'altro colore qua. Un marroncino più o meno pure questo, ho dato più o meno i colori su quelli. Questo si è fracassato il pennello, mi sa. Eccolo qua. Comunque vedete sono tutti diversi, più o meno delle stesse tonalità ma diversi. Eccolo qua. Poi abbiamo in tutto me ne ha presi, quanti ne sono? Scusate, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 rossetti mi ha preso. Poi questo è il 12, oddio, non si vede niente. Che numero è? No, è il 12, come si chiama, oddio? Vigned, boh, una roba del genere, vabbè, comunque. Quest'altro. Questo pure va sul rosso. Sì. Questo pure è un rosso marroncino. O meno, poi abbiamo questo che è il 05 Confident. Si vede che è un rosa. Sì, la faccio ad aprirlo. Dai, Charlie. Ah, e fa bello questo. Questo mi piace. Wow, vediamo. Sì, bellissimo. Bello questo. Bellissimo. Aia. Ci ho beccato, mi sono preso anche il dito. Ah sì, non sono messa a posto, scusatemi. Bellissimo questo rosa. Bello, 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 bello. Poi, scusate, ma sto andando a sistemare. Poi abbiamo questo che è lo 01 Silk Indulgent. Bello questo, proprio color carne nude, delicato pare. Vediamo un po' come si comporta. Sto finendo il braccio. Sì, bellissimo. Questo è veramente bello. Bello, bello, bello. Per chi vuole proprio il nude vero e proprio, eccolo qua. Bellissimo. Poi abbiamo il numero 12. Ma questo è uguale a quell'altro? No, dai, c'è un doppione, non ci credo. Ragazzi, è un doppione, mi sa. Scusate. Ecco, me ne ha presi due uguali. Quindi è inutile che lo faccio vedere, infatti sono uguali. 12-12, vedete. Va bene, pazienza. Se ho sbagliato, me ne ha presi due uguali. Vabbè, ce ne avrò uno in più. Poi abbiamo il numero 05 Confident. Ma questo pure è doppio. Scusate un attimo. No, ma dai, ma non li vedi i colori che prima? Infatti, vedi? Vedete, è uguale. Ah, vabbè, ci avrò un doppione anche di questo. Pazienza, ragazzi. Mi manca l'ultimo, sarà un doppione pure questo. No, questo no. 02 il Buster. Ce l'ho a 02, no? Oh, meno male, non è un doppione. Mi è capitati dei doppioni, solo questi qua. I 05 e il 012, questi qua mi è capitati i doppioni. Va bene, dai. Se sarà sbagliato, pazienza. Capiamolo, sono uomini. Questo è 02 Buster ed è così. Bello. Anche questo come nude. Adesso vi faccio vedere. Questi sono tutti i... Vedete, già asciugati, va. Guarda, non sporcate niente. Cioè, questo qui perché c'ho già l'ombretto qua. Allora. Eccoli qua. Cioè... Sono proprio bellissimi come colori. Più o meno sulle stesse tonalità, ma tutti diversi, vedete? Cioè, bello, bello, bello. Ah, guardate che bellezza! Guardate che bellezza! Guardate che bellezza! E niente, questi qui, ragazzi e ragazze, sono stati i miei regali di Natale. Come dei regali di Natale ho ricevuto questi che vi ho fatto vedere, un po' dei soldini da mamma e papà e questo bellissimo orologio che ci ha fatto Davide, sia per me che per Roberto. Io niente, spero che i miei regali di Natale vi siano piaciuti.
Se è stato così e il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Sotto al video, se volete, mi commentate, mi potete dire qual è stato il vostro pezzo preferito. Io vi lascio, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!